bocciati al concorso per insegnare, ma poi ripescati dalle graduatorie provinciali per ricoprire lo stesso ruolo, con la differenza che il contratto è a tempo determinato e quindi con meno tutele rispetto a quello a tempo indeterminato. A sollevare il paradosso, un gruppo di docenti di italiano e storia che hanno pubblicato una lettera aperta di denuncia e contemporaneamente presentata tramite sindacato una diffida stragiudiziale all'ufficio regionale scolastico per l'esito del concorso di luglio che ha visto un'alta percentuale di non idonei. In attesa che la macchina burocratica si muova ed eventualmente si proceda a una nuova prova orale, in questi giorni tutti i precari aspettano di sapere se il prossimo anno insegneranno, dove e in che modalità. Il loro destino lavorativo è affidato a un algoritmo che, incrociando curricula e punteggi, assegna le cattedre, spesso senza tener conto delle preferenze espresse dai docenti nell'ottica della continuità didattica. Per chi non viene convocato, c'è l'ultima possibilità, le graduatorie di istituto, gestite direttamente dalle scuole quando tutte le altre sono esaurite. La prima campanella suonerà il 15 settembre, quindi, a poco meno di un mese dall'inizio della scuola, nessuna certezza né per i lavoratori né per le famiglie.